Gli aerei dei primi anni di costruzione presentano costi di acquisizione maggiore e sono afflitti dal fenomeno della concorrency, cioè significa che essendo prodotti prima del completamento dello sviluppo dovranno essere successivamente aggiornati e quindi con ulteriori relativi costi. Se il Parlamento esprimerà un parere favorevole al taglio degli F-35, il Governo è disposto ad attuare questi tagli immediatamente? E riguardo ai sistemi d'arma, io ribadisco, ho detto tre verbi, che erano quello che ho detto tre R, diciamo, che erano ripensare, rivedere e ridurre anche grandi programmi d'arma. E se voi avete fatto attenzione, io qui non ho parlato in commissione nello specifico di un programma. Oggi noi abbiamo sospeso, diciamo, in questo momento i pagamenti delle tranche. Noi non abbiamo rassicurazioni da dare. E quindi di fronte ad una preoccupazione io penso che si tratti di ragionare. Spieghi perché sulle 35 mantiene una sorta di silenzio stampa in commissione e poi si fa pubblicità in un talk show televisivo in prima serata? Vorrei ricordare a chi ci ascolta che il ministro, come da lei stesso evidenziato, ha un motto e sono le tre R: ridurre, rivedere e ripensare. Forse è caso di aggiungere una quarta di R: rispondere. Ed è per questo che, in nome di tutti i cittadini italiani, chiediamo al ministro che venga a riferire in aula nel dettaglio sulle reali intenzioni del governo circa il ridimensionamento del programma F-35, chiedendo anche alla presidenza di farsi ca carico di questa richiesta. Basta fuffa, vogliamo cominciare a vedere i fatti. Grazie.